Ragazzi, vi ricordate questo? Con Amerigo Mancini? Suonavamo come dei pazzi, almeno io come dei pazzi. Lui sapeva suonare, io invece. Vediamo un po' di provarci. Saluti dalla cuspide, ragazzi, non so cosa sia la cuspide, ma la prendo. Forse un animale. Ho letto su Google che è tipo quercia. Che è tipo. Adesso sto per portarvi al punto più bello. Che cazzo, cazzo, la cuspide, ragazzi. Importante che Emilio adesso mi caga. È la missione della mia vita. Sto per farvi vedere, appena giro la telecamera, faccio vedere il punto dove dicevo che bello sarebbe avere una casetta qua. Ready? Sarà un po' sovraesposto, però vediamo se riesco ad aggiustarlo. Non vedo un cazzo lo schermo, niente. Aspetta, devo vedere così perché non vedo un cazzo. Questa è la punta più alta dove ci sono questi alberi. Secondo me devo bloccare l'esposizione così. Ah no, ma cazzo faccio. Abbasso così, però non si vede. Avrei dovuto prendere la reflex. È giornata un po' del cazzo a livello di fotograficamente parlando, cioè la luce non è perfetta, però ecco. Questo punto qua mi ricorda il gladiatore quando cammina così, con queste erbette così che mette la mano, no? Così, no? Non so se si è visto. Ah sì, questa è la chiave della mia casa. Grande chiave, con una scoreggia si apre, casa mia, infatti manco la chiudo. E questa è la bellezza, cioè tu immaginati, adesso per dire si gela qua, stranamente l'acqua per terra non era ghiacciata ma veramente freddo, però se stai qua al sole non senti proprio un cazzo. Qui c'è la vista della mia montagna e questo è Santo Stefano. Qui dicevo che bello sarebbe svegliarsi con questa vista qua. Peccato che non riesco ad abbassare tipo l'esposizione. Forse al computer riesco a vedere che forse ho fatto qualcosa che è un po' mosso adesso. Ok. Beh, rispondo così al volo. Ma infatti, cioè, quando tu dici nel tuo ultimo video, Emilio, tu dici. Com'è possibile che noi siamo predisposti a vedere il bello, così a capire una cosa che è bella per dire, no? E, ovvio, qualcuno ce l'ha messa quella voglia di bellezza. Certo, non tutti ce l'hanno, non so se ci ha fatto caso. A molta gente piace musica di merda, gli piace gente truccata, schifosa. Cioè, magari il bello può essere anche qualcosa di semplice, non. Capite? Poi fa sta cosa. Cioè, mica, si è vista. E qui c'è un albero che ho tagliato. Qui giù invece è il bosco dove vado. Quindi quando sei il rettile. Ragazzi, il rettile mi ha acceso in culo a noi, ragazzi. Hai detto bene, mi servono i numeri e basta per il resto, il cazzo di fuoco. Però ritornando alla cosa. A me per dire piace l'ordine, piace l'ordine in generale. Io te lo potrei anche così, come dici tu, naturalisticamente e logicamente dirti che il cervello, siccome deve, da questo disordine che può sembrare così apparente che il mondo, deve ordinare le cose, così il cervello fa meno fatica a trovare le cose, e tu devi ordinare, no? Quindi c'è una. C'è una spiegazione anche così razionale, logica, così materialistica della cosa. Però ovvio, ragazzi, cioè, nessuno, la scienza non può spiegare perché io quando sto qua in questo boschetto, per dire da solo che non parlo, non c'è un cazzo. Infatti, cioè, quello che senti in quel momento, quando vedi sta roba, il boschetto qua, le querce,
lì adesso il Santo Stefano si è sparito, e qui adesso c'è questa scalata qua da fare, praticamente c'è questo mini, come cazzo si dice, non mi vengono le parole, cazzo. E io, per non proprio sforzarmi, faccio così, mi butto nel, e sperando che non ce l'ho fatta. Ecco, immagina io di fare questa cosa qua, cioè questo, perché c'è questa, non mi viene il termine, cazzo, c'è questa cosa verticale qua, e poi comincia la salita che abbiamo fatto con la collinetta dove stavamo sopra, no? Io questa me lo devo fare con lo zaino pieno di legna. Ma ovviamente, cioè, quando penso ai momenti più brutti della mia vita, era quando stavo a fare il grafico in fabbrica, porca troia. Immagine troia. Questo per me non è, cioè, la fatica fisica per me è zero proprio. Questo è un paese che si chiama Santa Maria. Capito? Io da casa mia vedo così, tipo, una bella vista, no? Non male. Però non come quello che ho fatto lì, ovviamente. Per questo ho detto. Comunque, Emilio, quando tu dici la legna che devo prendere sta laggiù, l'ho già tagliata, ma adesso la faccio vedere. Lì si vedono qui cose rotonde, c'è la legna che ho tagliato. Ovviamente quercia già morta, ovviamente. Perché se no si inchiappano. Cioè, se vedono che cominci a tagliare il bosco, perché avrei. A parte che c'ho la fortuna che qui è veramente remoto, nessuno che cade a casa, non ho mai visto nessuno. Qui ho tagliato una quercia morta qua, lo vedi che è morta perché non c'è manco la corteccia, e poi c'è questa qua. Vediamo un po' se riesco a levare la zimma. Ecco. Io adesso scenderò lì e prenderò quest'ultima legna che mi è rimasta. Però come vedi qua c'erano dei tronchi, non so se metto a fuoco, ecco. Due alberi belli grossi, però da notare, però non si può capire, però c'è una ripidità qua, ragazzi, dove sto io adesso, ma qua giù, cioè io adesso devo scenderla, però non si vede qua, molto ripida, quindi stavo un po' duro. Vabbè, non ho fatto a casa nessuno questa roba, torniamo a cose un po' più profonde. Cioè tu dici, ma che cazzo vuoi fare adesso? Cioè, la situazione è talmente merdosa, noi che cazzo possiamo fare noi poveri uomini singoli, no? A quel punto io gli dico, mo non so come la storia, però Davide e Golia, no? Cioè se Davide davanti a questo mostro si doveva fermare, non doveva manco provarci, no? E invece andava. Ragazzi, la Bibbia trovi sempre la cosa che farti dare ragione a te, no? Questa è la cosa bella, è talmente pieno di cose che puoi trovare la cosa per farti dare ragione in qualsiasi tipo di discorso vuoi fare, ok? Però pensateci anche a questa cosa, no? Cioè, uno dice, cazzo, noi cristiani non dovremmo vedere i numeri, cioè non è che io parto, vado in battaglia solo perché ho la certezza che vincerò, no? No. Il cristiano se ne fotte dei numeri, no? Il cristiano dovrebbe dire, sti cazzi, io morirò in guerra, ma voglio lasciare un futuro migliore ai miei figli. Ma noi manco i figli ci abbiamo, ragazzi. Questa è la cosa triste. È per questo che a noi non ce ne fotte un cazzo. Viviamo così alla giornata a cazzo di cane, perché ormai siamo già nati in questa bestialità. In America invece ce l'avevano questo concetto di difendersi da chi ti sta governando. E quindi ci possono arrivare a quello che dico io, ma detto a qui, in questa cultura che non è proprio percepito, siamo sempre stati gestiti. E non. In America, per dire, anche la gente, anche le case sono più di proprietà, così piccole case, no? Non appartamenti, per dire, no? Cioè hanno proprio un'altra mentalità là, rispetto a qua. No, ovviamente non dappertutto, anche lì ci sono i palazzi, per dire. Però hanno una libertà che altri paesi se la sognano, quindi anche mentalmente ci possono arrivare. Che cazzo vuol dire difendersi dal rettile, ok? Ma qui non c'è proprio nemmeno una concezione. E ripeto, se tu sei cristiano dovresti dire, semplicemente, che cazzo me ne fotte? Quando morirò in questa battaglia che io ho fatto la cosa giusta, cioè andare, e non come dici tu, che se il rettile mi spinge io mi farò anche quello. L'hai detto te diverse volte.
proprio questo fa, no, fa, denota proprio una debolezza anche, cioè perché dovresti fare la cosa semplice, allinearti con gli altri? Tu sei cristiano, no? Che il cristiano deve soffrire fino in fondo. Io per questo ho lasciato quel cazzone di Eliseo Bonanno, perché lui ho scoperto che a parole era molto duro, poi scopro che andava a fare la spesa con la museruola, cosa che dovevi fare per forza, eh? Cioè, io ho evitato sta cosa perché qualcun altro faceva la spesa per me, o stavo in cammino e qualcuno mi dava da mangiare, oppure mia madre magari mi aiutava in qualche modo. Quindi non è che, cioè, ero un duro io che andavo senza museruola al supermercato, perché non lo potevi fare. Però io mi aspettavo da sto Eliseo Bonanno, che diceva di essere sto cazzo, grande Dio praticamente, e minchia, io pensavo che Dio aveva il coraggio di andare contro la cosa easy, semplice da fare, no? Invece no, anche lui si allineava. E questa è la cosa che mi puzza un po', ragazzi. Quindi secondo me il cristiano dovrebbe soffrire un minimo, ok? Come ha sofferto Gesù, no? Perché non prendiamo quell'esempio? Cioè, non è che Gesù poteva benissimo evitare la croce, non l'ha evitata. Come mai noi invece che ci seguiamo Cristo vogliamo la via semplice? Chiudiamo qua, ragazzi, con questa domanda, ovviamente senza risposta. Peccato che non ci puoi vivere qua, perché non lo so. È come se Dio, ragazzi, l'ho pure detto questo, alla fine vuole che noi cerchiamo di andare d'accordo l'un l'altro, di capirci, perché altrimenti farebbe questa natura piena di cibo, per dire. Così uno sta per cazzi su, là, sotto quegli alberi là, a piar sole tranquillo, come una bestia, lontano da tutti. Invece dobbiamo capire questa cosa, dobbiamo, we got to figure out this shit, e speriamo da adesso in poi, che cazzo ne so, Emilio, dall'ultimo video mi è sembrato un po' più sciolto, più tranquillo, questo è quello che voglio anch'io, cioè cercare di in qualche modo tirarci su i coglioni da quella situazione, da questa situazione in cui ci troviamo. Tutto qua. Non so se si vede. Un po' di legna. Ma a un certo punto tu dicevi che tu hai visto il cielo e hai avuto questa esperienza mistica. Tu dici, come si può avere una roba del genere, no? Mi viene in mente come fanno con gli abductees, cioè quelli che pensano che sono stati rapiti dagli alieni. Praticamente anche la frequenza di. Cioè, quando noi siamo spirituali, per dire, c'è una frequenza del cervello. Il rettile programmava tutti questi che dicevano di essere abductees con la stessa programmazione, anche con un'esperienza mistica, che cazzo ne so, e loro credevano che veramente avevano vissuto questa roba. Quindi potenzialmente, ragazzi, noi da topi da laboratorio quali siamo, potrebbe essere benissimo che quando abbiamo queste esperienze mistiche, non lo so. Poi la cosa che a me puzza, ragazzi, è che per questo io dico, cioè io quando sto qua in montagna, ragazzi, io vedo tutta questa bellezza, dico, ovvio che qualcuno ha creato tutto questo, ragazzi, ed è bellissimo, no? C'è la pace che trovi quando stai così da solo qua, è bellissimo, no? Però appena noi cerchiamo di usare appena noi cerchiamo di interpretare quello che vediamo, che sentiamo con il linguaggio del rettile, che noi parliamo, già cominciano i nostri programmi del rettile a dover. A quel punto usi il copyright del rettile. Cioè, appena parli di questa bellezza qua. Vediamo se riesco.
cioè bellissimo, no? Appena cominci a gli vuoi sempre dare una cosa religiosa a quel punto e boom, stai nella, comunque nella cosa del rettile. Io direi invece di, cioè io ho il senso di gratitudine che ho quando sto qua, per dire, quando vedo sta bellezza, per dire, è indescrivibile. O il fatto che ringrazio Dio per ogni giorno che sono vivo e che sono in salute, bene o male, no? Nonostante acciacchi e cazzi vari, come tutti noi. Ma appunto, cioè, io ringrazio Dio senza dover esternare questa cosa all'esterno, no? Io posso capire che può darsi questa usanza di pregare, di fare la cosa visivamente, esternare questa cosa. Può darsi che, siccome la maggior parte della gente, ragazzi, sono bestie, tu devi proprio fargli capire cose proprio non senza parole, proprio io devi far capire proprio che devono far così. Perché sono bestie. Ma noi ovviamente siamo superiori. Possiamo anche così, analizzarla così sta cosa. E ovviamente, cioè secondo me credere in Dio ti rende anche più umile, no? Perché tu dici qualsiasi cosa succede, dici grazie a Dio, non grazie a te stesso, no? Quindi ovvio, cioè, è molto utile come cosa, come software da mettere a questo pecorame, no? Perché altrimenti tu te la tiri e dici che hai fatto tutto te. Invece il cristiano dice grazie a Dio che mi è successo questo. Grazie che Dio ha permesso che mi succeda questa bella cosa. Nonostante lui ha fatto tutte le cose, eh sì, però l'energia te la dà Dio, il cuore ti si muove tutti i giorni perché lo vuole Dio, per dire, no? Però ecco, quello che dico io, ragazzi, almeno per noi del nostro livello, ragazzi, poi lasciamo perdere, ragazzi, perché, cioè, che sto pensando, con questo tipo di bestiame che abbiamo intorno, serve per forza a Dio, no? Che altrimenti non saprebbero. Non sapremo gestirli proprio, quando noi ovviamente arriveremo un giorno a comandare il mondo, ovviamente, no? Quindi, cioè, la cosa mia è questa, perché una volta che vedi tutta questa bellezza, no? Vedi il seme della quercia qua e nasce questo bell'albero qua. Guarda quanto è grosso. Bellissimo. È magia, no? È impressionante, no? Solo a pensare a quello che succede quando mangi, per dire, cioè, tu non devi fare un cazzo, cammini, fai la tua vita, intanto la magia, cioè, capisci che qualcosa, qualcuno ha fatto questo, ma il problema è che è stato hijacked dal rettile, no? Il rettile dice questo che tu provi con questa tua sensazione, che chiaramente c'è qualcuno qui, oltre al fango, è Gesù Cristo, devi aspettarlo, c'è tutta questa roba loro, no? Automaticamente. Io invece direi, siccome viviamo nell'era dell'inganno totale, no? Perché non dire semplicemente dentro di te di ringraziare come faccio io ogni volta che mi trovo in. Ragazzi, perché sono venuto a vivere qua, ragazzi? In questo paese qua, a 1000 metri. Perché mi piace questa bellezza, ragazzi, cioè. Tu semplicemente esci un attimo da qua, da casa, ti vedi sta roba così, e beh, ti passa tutto, cazzo. No? Ecco, vivendo nel tempo dell'inganno, eccetera, eccetera, perché semplicemente non ringraziare Dio dentro di te, senza dargli un nome, senza. Perché non sappiamo, ragazzi. Cioè, noi tutto quello che abbiamo, per quanto Mario magari può dire che, ma ci sono le cose, cioè, sono tutte le. Mario, hai letto i libri del rettile? Ci stanno cazzi. Ok? E lì c'è il veleno e voi non vi rendete conto. Però, ripeto, secondo me, siccome questo software di far fare tutto a Dio, no? Cioè, basta che credi in Dio, il resto andrà tutto in ordine, quando vediamo che intorno a noi tutto a puttane, è un software che piace molto alla gente, quindi. Cazzo mi fa. Quindi alla fine non vedo soluzione, però ecco. Volevo dire, insomma, come la penso. Qui, oltre a monnezza, perché li vedo ovunque perché sono bestie, passo un cammino molto, diciamo,
Importante. Adesso d'inverno ci sto solo io in questo sentiero qua che sale verso il paese. Ci sto solo io. Però d'estate qua è pieno di camminatori, fighetti, tutti perfettini, con i loro professional sticks, bastoni professionali. Oh man, what the fuck, bro? You grab a fucking stick here from nature and you throw it back in nature and it grows trees. Can you believe it, man? Ragazzi, può sembrare che non si sentono. Ragazzi, qui c'è some serious legna, cazzo. Sai, faccio il trucco poi che faccio, ragazzi, sempre. Dentro lo zaino c'è la roba pesante, tipo tronchi grossi così, tipo quanto il palmo della mano, fatti con la motosega. Però se queste bestie ti vedono che tu hai tagliato un tronco così grosso, dicono, ah, si sospettiscono, quindi che cazzo faccio? Ecco il poverino. Cucciolo, la cucciolina di papà, vieni qua cucciolina. Questa qua ha delle belle tette, ragazzi, guarda, è una femmina, mi piacciono molto le sue tette. Ti faccio vedere la tetta, le tettine faccio vedere. Questa poi è la numero uno. Questo qua mozzica, porca troia. Mozzica proprio per divertirsi. E poi c'è lei, Luna, cucciolina di papà. La mia ragazza adesso è gelosa. Sto dando attenzione a queste due belle ragazze. Guarda quanto è bella sta ragazza. Guarda quante tette. Amore, questa ce n'ha 8 di tette. Tu solo due. Ma di che cazzo stiamo parlando? What a beauty. Look at this. Look at that. Oh, cucciolina di papà. Gli sto a toccare le tette. Luna è gelosa adesso. Oh, cucciolina. Bella lei. Comunque, ragazzi, stavo... Che dici tu, Luna? Possiamo fidarci? Cazzo, hanno fatto le paghe come qua, ragazzi. Hanno ristrutturato, hanno buttato la merda. Secondo te, Luna, possiamo fidarci noi del rettile? No, dice, no, non ci possiamo fidare. Mi dà ragione, dice, no, non è possibile. Non possiamo fidarci del rettile. Il rettile ci inganna costantemente. Il rettile ci sbatte questa religione da millenni. Sono i canali con tanti subscribers, cioè. E poi c'è Stella, ragazzi. Stella, questa è la scemotta proprio, più scemotta che c'è. Non posso arrivare, questo manco si avvicina. È scemotta proprio. Cioè, ecco, guarda come ci aspetta lì giù in fondo. Però lei non ha, è sempre un po'. È un po' emidio lei, diciamo. Ecco, sto uscendo dal padrone. Un po' schizzata. Niente, stiamo a mettere insieme. Ah, siamo si avvicina qua. Addirittura scodizzo qua. Non è mai successo prima. Solo il bambaglia, se ne va. Ragazzi, questa bella donna ci sta provando con me, ragazzi. Anche quest'altra. Correggo, però, le tette non sono 8, sono 10. Bellissimo. Quante stanche resti mai con 10 tette da toccare. Che sta vicino, vorrei farvi vedere le tette, perché non ci riesco. Le tettine sono 10. Ragazzi, questa è la legna. Questa è la legna. Si spaventano, ragazzi. Tu fai un passo più brusco del solito, così si spaventano. Questa è la legna che ho io, ragazzi. Vabbè, adatte. Voglio faccio vedere l'arsenale. È questa. Sì. Ma dove sei entrata in casa questa bella donna con 10 tette? Qui c'è quarcia, qui c'è castagna e qui c'è una bella donna con 10 tette. Scusate, questa è la TV, ragazzi, che finalmente si sono decisi, dopo un mio complaint, a venire a prendermela, quindi gratuitamente mi aggiusteranno la TV. Meglio così. A volte bisogna essere duri. Ciao, bella ragazza con 10 tette.
Ovviamente ragazzi, quando c'ho caldo, c'ho anche la vasca piena d'acqua qua, con questa bella vista. No, niente male. Io a volte mi immagino, ragazzi, quelli che stanno dall'altra parte, che stanno in paradiso, che ci dicono: minchia ragazzi, ma perché avete paura? Perché avete paura? Si sta così bene qua. Venite, siate coraggiosi, così il rettile vi ammazza e finite in paradiso. Minchia. E poi noi quando ci troveremo là, ovviamente, noi andremo in paradiso, siamo i buoni, ovviamente. Diremo: minchia, ma perché non l'ho fatto prima? Perché ho sopportato il 2020? Quella cazzo di clownata che hanno fatto, eccetera, eccetera. No? E si dice, no? Vivrai per sempre, no? Anche se non fosse vero, ragazzi, che tu vivrai per sempre, vai in paradiso, eccetera, eccetera. In realtà, terrenamente parlando, tu vivrai per sempre perché la gente si ricorderà di te. Tu hai avuto il coraggio di andare contro l'ingiustizia, senza problemi. La gente si ricorderà di te, ma la gente non si ricorderà di tutta questa gente invisibile, proprio inutile, che ha vissuto ultimamente. Che cazzo si ricorda di... cioè, per dire, Cooper rimane, vivrà per sempre, ragazzi. Andate a vedere i commenti nei video sotto ai video di Cooper. Che ammirazione, che rispetto che ha la gente per il sacrificio che lui ha fatto. Ha avuto il coraggio e così Cooper vive per sempre. Quindi è vero, ragazzi. Fate coraggiosi, qui è l'unico modo, ragazzi, non c'è altro modo di uscire da qua. Qua deve cominciare qualcuno a fare il coraggioso, ragazzi. Non ci stanno altri modi. Gli altri che vediamo intorno a noi sono degli... fanno parte proprio del background noise, proprio, cioè comparse, inutili. O facciamo qualcosa noi o non succederà mai un cazzo, ragazzi. Però è qui la potere del cristiano, che dovrebbe in teoria avere, che è quello di non temere la morte, no? Perché andrà a finire in paradiso, o comunque, come ho detto, verrà ricordato per sempre, no? Si vede che non ci crediamo neanche noi, cristiani, altrimenti non vedremo tutte queste palle mosce, diciamo, di questi tempi. Me and my beautiful blue skies, o Santo Stefano, saluzio. There you go. Guarda come si stira la luna, le cuccioline. Ragazzi, io penso che anche Dio sta aspettando che noi cresciamo i coglioni, cazzo. E dice: ma io a questi perché cazzo io l'ho fatto sto cervello nella capoccia? Perché io l'ho fatto? Per non esserlo usato? Bella di papà. Eh sì, cucciolina! Quanto sei bella! Quanto? Vieni qua. Cos'è? Hai paura? Sei tu! Sei tu, cucciola! Si sta vedendo, c'ha paura. Cucciolina, sei tu! Arrivederci. Ho fatto solo 3 viaggi, ma... però devo finire oggi, ho finito la legna, c'ho legna per tutto l'anno. E già tanto se arriviamo alla fine della settimana. Mannaggia, noi schiavi. Dalla casa qua una busta rossa. Siccome a me piace la luce un po' rossa, ci ho messo una busta rossa sopra, ho fatto tipo abat-jour. What a beautiful specimen. You are here.
Vieni, Lucio, vieni. Perché c'ha paura. E c'ha ragione. Minchia, ragazzi. Devo tenere. Cioè, in questo momento mi sta dando la tensione questa merda perché devo tenerlo acceso perché. Minchia, con le 10 tette mi. Amore, mi sa che ti. Guarda, mi sta leccando anche, amore. Mi sa che non resisto. No, ecco, con l'una ti ho già tradito, amore, ma. Questa qua con 10 tette, non lo so io. Purtroppo mi sa che ti tradisco, amore. Guarda come mi sta guardando. Come fai a resistere? Guarda, mi alza anche la zampetta così. Ma di che è sempre con le tette così in bella vista. Non resisto, caso. Non resisto.